Buongiorno ragazzi dal lungomare di Bari, oggi proviamo questo splendido esemplare di Aprilia Touareg 660. Saliamoci in sella, così ve la racconto. Allora ragazzi, eccoci qui davanti alla nuova Aprilia Touareg 660, una enduro super completa che Aprilia ha realizzato sulla base della RS e della Tuono 660, almeno per quanto riguarda motore e dotazione di elettronica. Estetica da modern classic con grafiche che si ispirano chiaramente alle enduro più specialistiche del mercato. Telaio rivisto però rispetto a Tuono e a RS, perché qui è l'elemento stressato ed è in alluminio a doppia trave. Il serbatoio non è gigante, ci sono soltanto 18 litri qui dentro quando è pieno. Probabilmente per una enduro va bene, per una moto da viaggio forse ci si poteva attendere qualcosina in più, ma comunque è una moto che consuma poco, lo vedremo dopo. Si fanno generalmente con agilità almeno i 20 km al litro, quindi anche con 18 litri potete camminare anche tanto. A muovere il tutto è il bicilindrico in linea 660, lo stesso di Tuono e di RS. Qui però Aprilia ha lavorato accorciando la prima marcia e abbassando il picco di coppia, e che è di 70 Nm, che arriva qui a 6500 giri, mentre la potenza complessiva è di 90 cavalli, poco oltre i 9000 giri, che comunque insomma fanno di questa enduro una moto abbastanza potente. Sicuramente siamo già oltre, sia come cavalleria che come coppia, rispetto ai valori fatti vedere dalla Tenere o ad esempio dalla moto Morini Xcape che abbiamo provato di recente. Altezza da terra di 240 mm, moto particolarmente alta per l'uso anche in off-road. 240 mm anche l'escursione della forcella Kayaba e del mono Kayaba con leveraggi progressivi entrambi, liberamente personalizzabili con il controllo dell'idraulica e anche del precarico, appunto per avere un feeling perfetto. Spoiler: di base la moto è tarata molto morbida, specialmente sulla forcella. L'impianto frenante, come potete già notare bene, è affidato a due pinze, anzi a tre, Brembo, una singola sul posteriore, abbastanza efficiente, soprattutto una doppia pinza Brembo qui, che offre a questa enduro adventure davvero una frenata molto interessante. E poi c'è veramente tanto da dire su questa moto, ma forse la cosa migliore è salire in sella, questa sella che non è altissima per il tipo di moto. Siamo infatti a 860 mm da terra, che per una enduro vi posso assicurare che non è tantissimo. Iniziamo la nostra analisi parlando del comfort alla guida. Beh, qui si sta veramente come su un divano, la sella è davvero morbida, non troppo alta, e soprattutto la triangolazione sella, pedana, manubrio è eccellente. L'avambraccio non è sofferente affatto, la posizione delle braccia, guardate, è molto naturale, leggermente piegate, ma al tempo stesso in grado di garantire un livello di controllo del mezzo superlativo. La moto è abbastanza stretta, come potete vedere, anche perché alloggia un bicilindrico da 660 cm3, che è la stessa piattaforma di successo che abbiamo trovato nella Tuono e nella RS 660, quindi un motore ormai collaudato, affidabile e divertente, che Aprilia torna a riproporre in questo modello qui. Ma del motore parleremo dopo, concentriamoci per ora sulla qualità di questo mezzo. Come potete vedere, le rifiniture sono di altissimo pregio, qui c'è questa plastica con effetto pelle che è veramente molto interessante al tatto. Per quanto riguarda la dotazione di serie, troviamo un cupolino abbastanza alto che protegge bene dall'aria i paramani, che sono un qualcosa di indispensabile su modelli come questi, anche con dotazioni enduristiche. Ma qui troviamo anche quel tocco di eleganza, ad esempio nel componente del faro futuristico, che sottolinea chiaramente il lavoro fatto da Aprilia anche sul fronte estetico, un qualcosa che magari altri brand su moto come queste tendono a sacrificare, perché tanto devono essere soprattutto funzionali. Ma a questo punto andiamo ad aprire in seconda.
Grande spinta questo bicilindrico, è praticamente il CP2 di Aprilia, bisogna dirlo. Un motore concreto con tanta coppia ai bassi, sinceramente proprio come sensazione mi ricorda il CP2 di Yamaha, veramente divertente e anche con medi e alti di discreta qualità per essere un bicilindrico, quindi non male per nulla. Sul modello che stiamo provando manca il quick shifter, che sarebbe stata secondo me su un motore come questo un'aggiunta gradita, ma in realtà voi lo potete aggiungere, è un optional, però bisogna pagare 200 euro. Invece questa moto include un'altra caratteristica di stampo più turistico che enduristico, cioè il cruise control che possiamo attivare da questo selettore. Vedete, adesso abbiamo spostato l'indicatore verso sinistra e stiamo sostanzialmente introducendo il funzionamento del cruise. Abbiamo 4 mappe motore su questa Touareg, che sono rispettivamente la urban in cui ci troviamo ora, abbiamo poi con il selettore anche la off-road che disabilita l'ABS posteriore, ma possiamo anche disabilitare l'anteriore manualmente, perfetto per quando si va in off-road, individual che è appunto quella personalizzabile e explore che è quella un po' più pensata per le uscite esplorative, magari con tratti misti. Di pari passo queste modalità si portano dietro 3 tipi di risposta del gas: più brusca, più leggera e totalmente leggera, diversi settaggi del TCS che può essere impostato su 3 valori, stesso discorso per l'ABS che però non dovrebbe essere cornering perché su questa Touareg CE60 manca la piattaforma inerziale, e infine troviamo anche la frizione altisaltellamento che dà una mano chiaramente nelle scalate più brusche. In piega la moto scende subito, che è una meraviglia, merito delle sospensioni Kayaba che sono state pensate con grande attenzione dai tecnici Aprilia. Hanno un'escursione sia la forcella che il mono da 240 mm che è esattamente l'altezza da terra di questo mezzo, l'altezza invece della sella è 860 mm quindi leggermente alta, ma io non faccio fatica a salirci. Ma sul fronte delle sospensioni veramente siamo su livelli molto interessanti, perché questa moto presenta intanto le regolazioni complete sia all'anteriore che al posteriore, e se la forcella risulta forse un po' morbida soprattutto nelle staccate più aggressive, ma è un comportamento normale per una moto che deve anche magari affrontare tratti abbastanza impervi, guardate qua quando freno c'è molta escursione che viene sfruttata appunto da queste sospensioni particolarmente morbide. Il monoammortizzatore è sicuramente più rigido e grazie ai leveraggi progressivi va anche ad aiutarci secondo me nel comportamento in curva, perché la moto nonostante il 21 davanti e il 17 dietro riesce comunque a impostare subito la traiettoria e a non perderla anche quando si alza un po' il ritmo. Guardatela qui come scende in curva, è clamoroso, si butta proprio nelle curve questa moto, chiaramente bisogna prendere confidenza secondo me per qualche minuto proprio con queste sospensioni, che rispetto ad altre enduro che ho provato, e le ultime sono chiaramente la Escape di Moto Morini e la Tenere 700, soprattutto rispetto a quelle di queste due moto sono particolarmente morbide, mi ricordano un po' proprio quelle della mia Tenere 600 dell'88. Pregio o difetto lo decidete voi, chiaramente poi si può andare a regolare il tutto agendo sull'idraulica. Adesso però, dopo aver affrontato qualche curva sul lungomare di Bari, ci giriamo così, guardate anche in queste manovre quanto riesce ad essere agile. L'intervento del traction si percepisce, abbastanza efficace devo dire e non tanto fastidioso. Una moto che usa una piattaforma elettronica e di motore davvero eccellente. Il motore secondo me è sufficiente per qualsiasi tipo di utilizzo, vorrei tanto provarlo anche in off-road ma purtroppo in questa prova non mi sarà possibile. Ma la cosa che sorprende è veramente quanto questa moto, guardate, voglia scendere, e paradossalmente la enduro che vuole scendere più in curva, Aprilia non nasconde il suo carattere anche pistaiolo se vogliamo, però pacchetto motore e freni decisamente promosso. Guardate qua la frenata, quanto la moto affonda, sì, si attivano anche le 4 frecce per segnalare la frenata di emergenza, però l'attacco delle pinze è veramente rapido, la frenata è super aggressiva, molto interessante e modulabile anche nonostante la pompa di tipo tradizionale non radiale. Qui abbiamo il consumo istantaneo, siamo facilmente sui 17, 18, 19 al litro, average fuel 13,2 chiaramente perché questa è una moto test ride e secondo me la gente la stressa un po'. Le vibrazioni sono davvero poche, certo forse se andate a tirare il motore avvertite che la moto inizia leggermente a vibrare soprattutto nella zona delle pedane, ma davvero nulla che
pregiudichi la guida poi nel concreto, nulla che dia fastidio, sono normali vibrazioni di un bicilindrico. Qui andiamo invece a settare l'ATC, che sarebbe il controllo di trazione. Come vedete abbiamo 4 livelli, suppongo che uno sia totalmente disattivato, 2, 3, 4 sono livelli diversi di risposta. Questo è l'unico parametro che possiamo gestire in maniera molto semplice e direttamente alla guida, gli altri dipendono più che altro dalle mappe. Sound! Quando si apre, ragazzi, questo Euro 5 bicilindrico fa veramente tanto casino. Mamma mia che divertente questo motore, che spinta. Non vi ho parlato della posizione da in piedi, ma guardate qua, si stringe benissimo la sella con le ginocchia, non è come altre enduro che ti fanno stringere il serbatoio, questa ti fa stringere la sella e mamma mia, in piedi si può stare per ore qua. Su un altro pianeta nella guida in piedi c'è veramente non solo una posizione comoda, ma anche una posizione che vi consente di spingere sulle pedane come fareste durante la guida off-road, andando ad influire sul comportamento della moto. Quindi bello bello, veramente risultato notevole questo. Il peso della moto è di 100, mamma mia che spinta, che coppia, è di 189 kg, non pochi ma neanche tantissimi alla fine per una moto di questo tipo. Probabilmente il peso viene risparmiato grazie al motore, che non è grandissimo, e anche al serbatoio, che allo stesso modo non ha una capacità super. Guardate qua che agilità. Mamma mia, stupenda la spinta. Con queste sospensioni morbide poi non voglio provarci, ma la tendenza credo sia quella di alzare la ruota anteriore. Considerate che non c'è anti-wheeling, quindi dovete andarci cauti perché la moto potrebbe imbizzarrirsi facilmente. Il consumo di questa Touareg C60 è veramente contenuto, con un uso standard, direi misto, si fanno tranquillamente i 20 km al litro secondo me. Sono abbastanza sicuro di questa media, anche perché me l'ha restituita anche il computer di bordo. Guardatela però qui con questo manubrio alto e largo quanto è agile nel traffico assurdo di Bari. Un plauso anche alle Scorpion di Pirelli, che sono gomme comunque semitassellate, ma che anche su asfalto, almeno per quanto riguarda il posteriore, danno tante certezze. Va bene ragazzi, per concludere su questa Touareg C60, beh, Aprilia ha realizzato veramente un gioiello, non solo per la sua di line up ma per tutto il mercato, perché credo che ad oggi si possa dire con sufficiente franchezza, questa è probabilmente l'adventure, l'enduro di classe media più completa e accessibile, perché pensate, costa 2000 euro in più della Tenere 700, ha più optional, ad esempio il quick shifter a 200 euro è secondo me un qualcosa da montare, dato che qui c'è sulla Tenere 700 100, no, neanche come optional, ed è una moto che probabilmente con quei 2000 euro vi regala un pacchetto generalmente più completo, a partire dalle sospensioni KYB, Kayaba, pluriregolabili, ma soprattutto per quanto riguarda il sistema frenante. Come vi ho detto, se il posteriore frena tanto, l'anteriore letteralmente inchioda, tant'è che io andrei ad intervenire sulla rigidezza di queste molle, che è forse anche esagerata, tant'è che la moto affonda davvero tanto, però poi bisogna vederla anche in un uso misto o addirittura tale da strizzare più l'occhio all'off-road. Il motore non ve lo sto qui a descrivere ulteriormente, è uno spettacolo al pari del CP2 di Yamaha, quindi è un classico, ma non poi così classico, bicilindrico che eroga una potenza costante, anche un allungo decisamente interessante. Serbatoio poteva essere più grande, sì, 18 litri, però con questo tipo di consumo bastano. La posizione di guida è comodissima, e poi qui, a differenza della Xscape e della Tenere 700, abbiamo un pacchetto di elettronica che prevede i riding mode, prevede anche una differente risposta del gas, un ABS settabile e eventualmente anche disinseribile completamente sulla Tenere e disinseribile soltanto sul posteriore, e infine abbiamo anche il TCS, che sulle altre due del segmento è un qualcosa che invece non ritroviamo, quindi è la più completa enduro che ci sia. Quei 2000 euro in più che vi costa rispetto alla Tenere, secondo me sono soldi ben spesi. Dal mio punto di vista è anche forse la più carina delle nuove enduro, ma chiaramente questo è un parere soggettivo. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando ricordatevi di lasciare like e di iscrivervi. Io ringrazio ancora Costantino Moto, concessionario Aprilia, ma anche Piaggio e Moto Guzzi di Bari, che mi ha fornito questo attesissimo mezzo per la prova, e soprattutto è stato veramente molto gentile il proprietario della concessionaria. Abbiamo fatto due chiacchiere, motociclista appassionato, davvero molto simpatico e disponibile. Vi consiglio di passare da loro se volete una Aprilia, una Piaggio o una Moto Guzzi. Per questo video è tutto, io purtroppo come al solito la vado a riconsegnare e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!